del presidente della For After Life, Rosario Angelotti. Qui oggi si discute di una problematica seria, l'inquinamento del fiume Sarno, che negli ultimi tempi sta cominciando a far vedere i suoi effetti soprattutto ai danni della popolazione. Cosa ne pensa? Cosa ne penso? Prima di tutto diciamo, noi come associazione sono circa 6 anni che ci impegniamo nell'ambito ambientale in quanto cerchiamo di fare un'attività di promozione sociale, dove già abbiamo in atto in modo particolare, non solo sul fiume Sarno, perché prima cosa bisogna dire una cosa, il fiume Sarno è un sito di interesse nazionale, quindi a chiare lettere sappiamo benissimo la pericolosità del Sarno e i danni che sta recando alla salute umana. La cosa preoccupante è che sono in atto delle patologie, due patologie che in questo momento sono in atto da bambini di età dai 3 anni in su, questa è la gravità. Quindi il Sarno è un problema che va affrontato immediatamente, non un problema che in questo momento viene fatto da spalleggiamento tra le varie amministrazioni che si contendono oggi che stanno in ambito imprenditoriale. La verità sta nel fatto che bisogna avere prima di tutto da parte di noi cittadini una sensibilità diretta al problema, andare più in rete sulla problematica ed essere informati in modo corretto. E la giornata di oggi, grazie alla Rotary, grazie alla presenza praticamente di tanti cattedratici, potrebbe essere un momento di portare un messaggio ai giovani di essere loro a fare forza, perché tutto deve venire dal basso. Noi per la nostra età possiamo dire solo una cosa, possiamo chiedere solo scusa per i danni arrecati. Grazie.